Beh, non ho pensato a un indirizzo, ho pensato a dei nomi, ho pensato a delle pratiche artistiche, magari tentando anche una certa diversità tra di loro, perciò c'è questa coppia di artisti che poi lavorano anche come artisti, come dire, ciascuno con il proprio lavoro, però che io li ho invitati proprio per un lavoro che hanno svolto insieme, che è Chiara Alice Rizzi e Alessandro Laita, che hanno fatto un lavoro secondo me straordinario di scoperta all'interno di un archivio di un pittore che è il padre di Chiara Alice, delle fotografie che poi loro hanno guardato con attenzione, le hanno selezionato, hanno creato una narrazione attraverso il proprio sguardo su un materiale fotografico del lavoro di un pittore. Perciò ci sono continui spostamenti, no? Dal materiale che viene dallo studio di un pittore alla scoperta della fotografia all'interno della sua pratica, poi due artisti contemporanei che guardano queste fotografie riscoprono lì un viaggio narrativo e presentano proprio questa narrazione nuova nel loro lavoro. E l'altro è Leonardo Pelicanò, che è un artista giovane che lavora principalmente con la pittura, ma sempre una pittura fresca, intelligente, una pittura riflessiva, ma anche senza perdere, insomma, quel tocco di intuizione, di sensualità che in qualche modo il linguaggio pittorico porta con sé. Beh, questa è una domanda che ricordo di aver insomma vissuto con un certo senso di quasi di trauma, non so, 15 anni fa, quando mi hanno chiesto, non so, di dare consiglio per giovani artisti, quando io mi ritenevo giovane artista ai tempi. Adesso mi tocca dare un po' consigli, anche perché insegno. Ma il consiglio è quello di tentare continuamente di scoprire delle potenzialità nelle cose, potenzialità dentro se stessi, potenzialità nel linguaggio stesso, per poterlo in qualche modo rinnovarlo, ma anche problematizzarlo, ma anche offrire altre occasioni, come dire, sia alle cose che ci circondano, ma anche al linguaggio espressivo in sé.